Buonasera e benvenuti all'International Jazz Day dell'Associazione Tolentino Jazz. Io sono Claudia Aliotta, sono una cantante e un'appassionata di storia del jazz e sono qui per presentarvi la prima puntata del documentario Irene Higginbotham-The Hidden Face of Jazz, ovvero Irene Higginbotham, il volto nascosto del jazz. Saranno una serie di appuntamenti su questa songwriter degli anni 40, poco conosciuta ma in realtà molto importante, perché lo stesso storico del jazz, Ted Gioia, l'ha definita una delle cinque donne songwriter che hanno dato il loro contributo per modellare il volto del jazz. Le canzoni di Irene Higginbotham sono state incise da grandissimi nomi del jazz, da Billie Holiday a Nina Simone, Peggy Lee, Nat King Cole, Anita O'Day e anche Louis Armstrong. Per cui vi auguriamo di poter scoprire questa musicista, che era anche un'ottima pianista, oltre che una fantastica songwriter, in modo che il suo non sia più il volto nascosto del jazz. Irene Higginbotham, la popolare giovane songwriter residente ad Harlem, è l'autrice del più grande jive tune di tutti i tempi, secondo Benny Goodman, re dello swing, che recentemente lo ha registrato. Nipote di Jay Higginbotham, il famoso trombonista, ha iniziato a comporre musica sin da quando aveva 14 anni. Il suo primo disco è stato Harlem Stomp di Louis Armstrong del 1939. Al momento è piuttosto impegnata in diversi contratti con case editrici musicali e band leader a Broadway. Suoi dischi recenti sono Bobby's Trombone Blues di Bobby Burns, Liver Lip Jones di Fats Waller, This Will Make You Laugh The King Old Trio, Mrs. Finnegan di Carl Calloway e l'ultimo That Did Marie. Avete appena ascoltato come veniva descritta Irene Higginbotham in un articolo del dicembre 1941 pubblicato sul quotidiano The New York Age. Popolare giovane songwriter, prima canzone incisa addirittura da Armstrong e adesso a meno di 2 anni dal suo debutto sulle scene musicali newyorkesi si accorge di lei anche il grande Benny Goodman, che sceglie una sua canzone, That Did Marie, la incide con la sua orchestra e lancia nel firmamento delle cantanti jazz la giovanissima nonché debuttante Peggy Lee. Ma chi era Irene Higginbotham? Oggi, 80 anni dopo il suo debutto, qualcuno si ricorda ancora di lei? Sapete, questa musicista è davvero poco nota. È proprio un volto nascosto del jazz, di cui nel tempo, decennio dopo decennio, si sono perse le tracce. Ma adesso è arrivato il momento di conoscerla più da vicino e scoprire la sua musica. Sigla. Good morning, honey. You old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new?
stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Irene Higginbotham nasce a Worcester, nel Massachusetts, l'11 giugno 1918, da una famiglia in cui la musica è di casa. Il padre Garner Roy Higginbotham Sr. sa suonare il trombone e impartisce i primi rudimenti dello strumento al più piccolo dei suoi fratelli, Jack Clayton, che passerà alla storia come J.C. Higginbotham, uno dei più grandi trombonisti di tutti i tempi. Dopo la prematura scomparsa della moglie, Art Wyland Jones, Garnet si trasferisce ad Atlanta e risiede al 124 di Howe Street con la suocera, la sorella Marion e Irene. Qualche tempo dopo si risposa con Carrie Lee, che crescerà Irene come fosse sua figlia. Dal secondo matrimonio nasceranno Garnet Jr. e Violet. Nel 1929 la famiglia abita al 992 di Westmore Drive, vicino a Washington Park, in una bella abitazione a due piani, dove Irene suona tutti i giorni sul pianoforte verticale che si trova in salotto. Nelle vicinanze abita Lena Horne, che diventerà poi attrice e cantante di successo. La Horne è allieva del padre di Irene, che insegna presso la Washington High School, e anni più tardi inciderà proprio un brano della nostra songwriter, It's Mad, Mad, Mad. Sicuramente la presenza di Carrie nella vita di Irene avrà avuto una grandissima influenza dal punto di vista musicale. Carrie, infatti, la mamma di Violet, matrigna di Irene, era un'insegnante di pianoforte. Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita di Irene Higginbotham. Grazie al dizionario biografico dell'ASCAP, l'Associazione Americana di Autori e Compositori, che equivale più o meno alla nostra SIAE, veniamo a sapere che Irene iniziò a studiare pianoforte a 5 anni, compose la prima canzone a 13 e che a 15, proprio grazie al fatto che fosse un eccellente pianista, era già una concertista. Sappiamo inoltre che studiò presso la University Laboratory High School di Atlanta ed ebbe come maestri Harold Camper e Frederick Hall. Dalla storica Helen Southern apprendiamo inoltre che a 16 anni Irene si esibiva in concerti insieme agli altri musicisti della sua famiglia ed eseguiva le sue composizioni. La notorietà della giovane Irene nella vita musicale di Atlanta è confermata da un articolo che riferisce di un suo concerto nel 1933 di fronte a 5.000 persone nell'auditorium municipale della sua città, evento promosso dalla Booker T. Washington High School da lei frequentata. L'anno seguente, per il suo corso all'Atlanta University Laboratory High, Irene compose il Senior's Creed, che sarà incluso e stampato nella Negro National Anthology. Nel 1935 Irene ottiene dal padre il permesso di lasciare il suo lavoro di insegnante presso la Washington High School e si trasferisce a New York per intraprendere la sua carriera musicale. Prima di spiccare il volo come musicista, Irene frequenta la New York Business School e trova un impiego come stenografa. 5 anni dopo il suo trasferimento, abita al 369 West della 116esima strada ed è registrata nel censimento del 1940 con la qualifica di autrice di canzoni nell'industria editoriale
In questo ruolo sarà attiva all'incirca 15 anni, collaborando con nomi prestigiosi e producendo un gran numero di composizioni, fra song, ballad, musiche per vaudeville, musica da camera e persino lavori orchestrali. A tenerla a battesimo per la prima canzone di cui è depositato il copyright è proprio lo zio Jay-Z, un grande trombonista da qualche anno al seguito di Louis Armstrong. Alan Stomp, questo è il titolo del brano, secondo quanto afferma Franz Hofmann, fu ascoltato da Armstrong e piacque talmente al trombettista che subito decise di inciderlo. Il debutto come songwriter avviene al Cotton Club, in un concerto di Armstrong trasmesso via radio il 18 dicembre del 1939. Alan Stomp, forse grazie alla fama del suo interprete, non passa inosservato e viene citato nella rubrica American Jazz Music del New York Age. Alan Stomp è un nuovo fantastico brano di Jay-Z, Higginbotham e della sua talentuosa nipote Irene, appena pubblicato dalle edizioni musicali Lewis. Così afferma l'articolo. Il mese successivo, un altro articolo affianca il nome della Higginbotham ad Armstrong a proposito di un ingaggio di 4 settimane al Cotton Club. Follows the King, segui il re, titola il trafiletto, che oltre a citare Alan Stomp, dà notizie di altri 3 brani composti da Irene, sempre con lo zio Jay-Z. I'm My Mama's Baby, As I Did Know e Nightwing Serenade, di cui però sino ad oggi si sono perse le tracce. Come avete visto, i primi passi di Irene come songwriter proseguono in modo davvero promettente. Siamo nella primavera del 1940, non ha ancora 20 anni e già i giornali parlano di lei e del suo sodalizio con Louis Armstrong. Ma proprio in questo periodo succederà qualcosa di cui nessun giornale scriverà. Proprio nei primi mesi del 1940, Irene compone altre 2 canzoni con suo zio Jay-Z Higginbotham. Stavolta però, tra gli autori c'è anche un'altra persona, ed è addirittura Louis Armstrong. Ma i brani in questione, Old Man Jeep e My Heart Is at Your Command, non saranno mai né registrati né pubblicati. Sino a quando. Ma questa è un'altra storia e ve la racconterò prossimamente. La prima puntata di Irene Higginbotham Day in Face of Jazz termina qui. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti e se volete sapere come prosegue la carriera musicale di Irene a New York, seguitemi su questo canale dove saranno trasmesse le prossime puntate, ma trovate anche altre informazioni su di lei, Women in Jazz, Irene Higginbotham. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao! Good morning, honey, you old gloomy sight. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you. But you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new? Stop.